Buongiorno a tutti, eccoci qua in diretta per le nostre WF Quarantine Stories che stanno andando fortissimo con un palinsesto sempre più ricco e sempre più fitto. Ora abbiamo con noi Giorgina Clavarino, influencer ormai celeberrima, oggi che è grande, è diventata grande, si definisce anche marketing strategist. E non so se avete visto prima la diretta con Stash dei The Colors, anche lui parlava delle influencer e ci incuriosiva capire in diretta con lei che cosa fanno davvero le influencer, come si muovono, come crescono, come si può da un blog poi sviluppare un business importante. Ciao Eccoci. Giorgina, Ciao ciao. Valeria, come stai? Grazie, bene. Tu stai bene? Sì, tutto bene, grazie. Grazie mille di avermi invitato, infatti. Grazie a te del tuo tempo. Non so se prima hai visto Stash dei The Colors, anche lui a un certo punto ha parlato delle influencer, per cui appunto volevamo cogliere l'occasione di questa tua presenza per chiederti un po' di questo mondo che tanto fa discutere. Intanto volevamo capire tu come avevi iniziato il tuo percorso. Sì, allora diciamo che ho avuto una storia abbastanza particolare e lunga. Mi sono trasferita a Londra più o meno 10 anni fa e non me ne sono mai andata. Quindi sono partita perché avevo voglia di fare un'esperienza all'estero e non sapevo veramente cosa volevo studiare. Quindi sono finita a fare economia, l'ultima cosa che mi immaginavo. Però avevo sempre questa voglia di lavorare nel mondo della moda. Però il problema era che ogni volta che dicevo, ok, ma cosa faccio? Ho abbastanza immaginazione per disegnare una collezione di vestiti, guardavo la competizione fuori, dicevo, oh mamma no, magari meglio di no. Poi è uscito fuori il Diavolo Veste Prada, ho detto no, non voglio finire a lavorare così. E quindi niente, era sempre rimasto un po' così, un sogno nel cassetto, finché poi sono iniziata a apparire tutti questi blog, quindi ho iniziato a seguire un po' di blogger americane, tra cui Amy Song, poi è uscita Susie Bubble, che era anche una fotografa, poi c'è stata Chiara Ferragni e quindi nel 2013 ho detto, vabbè, senti, allora anch'io inizio il mio blog, così ho modo anch'io di raccontare la mia storia, di far vedere quello che mi piace, far vedere i vestiti che mi piacciono, come li abbinerei. Quindi così è partita nel cortile del mio basement, perché Ah, ecco, all'inizio tipo mi Steve Jobs. vergognavo, esatto, mi vergognavo di fare le foto in strada, perché non era ancora una cosa comune come lo è adesso. Quindi ho dato la macchina fotografica in mano al mio migliore amico Aldo, che non aveva mai fatto una foto in vita sua, e gli ho detto fai le foto. E lui in realtà era bravissimo, cioè lui tra l'altro aveva anche un background un po' nella moda, perché sua madre aveva un atelier di alta moda a Roma e era una modella negli anni Ottanta. Quindi lui sapeva un po' le pose, quindi mi diceva fai così, Aveva respirato quell'aria. esatto. E quindi quando abbiamo avuto coraggio di iniziare a fare le foto per strada, era comico perché tutta questa gente ci vedeva, io tutta vestita, poi era appunto molto, sono partita che era tutto molto esagerato e facevo tutte queste grandissime pose, la gente si fermava per strada e diceva cosa sta facendo? O è pazza o sta facendo una campagna pubblicitaria per qualcosa, perché era abbastanza raro comunque all'inizio. E vedere gente che si facevano le foto per strada, mentre ora se vai a Londra, Notting Hill, la domenica c'è l'appuntamento Tutti, fisso, esatto. arrivi lì e c'è la coda per la gente per farsi le foto davanti alle case. E quindi niente, quindi insieme a Aldo abbiamo iniziato a prenderci un po' di ispirazione in giro, soprattutto per Harrods. Harrods era un po' la nostra breakfast at Tiffany's e ogni volta che ci sentivamo un po' giù di morale andavamo a fare tutti questi corridoi avanti e indietro per Harrods e secondo me a un certo punto ci hanno segnalato come dei potenziali Degli venditori sto esatto, perché ci dei vedevano fare borseggiatori. tutti questi corridoi, provavamo, guardavamo qua, guarda questo, guarda quell'altro, guarda i trend, poi tornavamo a casa e li replicavamo, però non compravamo mai niente perché giustamente io ero una studentessa, non potevo permettermi ancora, cioè nemmeno adesso, i vestiti di Dior, quindi cercavo di replicarli come potevo. E poi da lì è diventato sempre meglio
però allo stesso tempo ho fatto application per un lavoro in una corporate molto grossa, e l'ho vista un po' come un'opportunità per unire un po' la mia passione per la comunicazione e quella della moda. Quindi ho iniziato a seguire un po' di brand di lusso e da là mi sono resa conto che c'erano due mondi che erano un po' sovrapposti, perché avevo imparato, cioè mi rendevo conto che molte persone che lavoravano in quel settore, che magari avevano più esperienza di me, non avevano ancora ben capito, decifrato come si parlava a un audience più giovane. E mentre io, siccome ero ormai da tanti anni che ero online, che conoscevo un po' il mondo digitale, che conoscevo un po' il mondo dei social, ho iniziato ad applicare quello che conoscevo, per i clienti che seguivo. Ecco, E infatti quindi questa. niente, è stato molto interessante quello che faccio anche adesso. E poi lì ho visto anche tutta la transizione, ho vissuto proprio il momento in cui alcuni brand, anche grandissimi brand, che hanno aperto il loro profilo Instagram 5 anni fa, Certo. nonostante Instagram comunque esista dal 2010. E quindi qua c'è stato tutto un po' il boom di Instagram e un po' l'abbandono dei blog, che da un lato per me è stata una cosa positiva, perché lavorando era difficile per me riuscire anche ad avere un blog, perché è un grandissimo lavoro, cioè ti devi sedere, devi scrivere, devi pensare, Esatto, scrivere. su questo infatti insisterei un po' perché c'è questa idea che l'influencer sia una che passa il tempo facendosi delle foto e che non abbia particolari competenze, quando invece non è così, dietro c'è un grande lavoro. Ci puoi spiegare esattamente qual è l'impegno, cioè qual è le competenze che bisogna mettere in campo? Sì, beh, quando io ho iniziato il blog, appunto, anch'io pensavo tipo, ah sì, facilissimo. No, cioè, io passavo le giornate dopo il lavoro, quindi magari mi mettevo dalle 6 di sera a mezzanotte a capire come funzionasse WordPress. Adesso, ad esempio, ci sono un sacco di, visto il successo, no, che ora tutti vogliono comunque avere un sito, chi per avere un blog, chi per avere un punto di vista, chi perché vende qualcosa, ma ora ci sono dei formati più facili, ma al tempo veramente io mi sono ritrovata a fare tipo coding per cercare di capire come si faceva un titolo più grande dell'altro, come cambiare un colore, come formattare un'immagine. Poi al tempo, che è quello che un po' mi manca di Instagram, era che tu potevi anche collegare il tuo vestito. Quindi, ad esempio, io indossavo questa camicia, ti postavo questa foto e tu potevi automaticamente cliccare sul Ecco, prodotto sì. che io avevo messo e comprarlo, che è un po' il formato che adesso c'è su Instagram, che c'è tipo lo shoppable format, che però ancora non è disponibile per gli influencer, ma non so neanche se sono una grande fan, onestamente, di quel Ma formato. qual è secondo te la tua cifra? Cioè, che cosa ha fatto sì che tu piacessi e che tu avessi questo successo? Cosa ti differenzia da altri influencer? Ma secondo me la mia è stata un misto di fortuna, secondo me, anche tempismo e il fatto che fossi un po' l'italiana all'estero. Ci sono un sacco di italiani all'estero, a Londra è pieno di italiani, cioè sembra una seconda Italia praticamente. Però secondo me io sono stata una delle poche italiane che è andata all'estero e ha iniziato a raccontare la propria storia. Quindi vedevo molta gente che era interessata e anzi quello che mi piaceva era che le persone che magari mi contattavano non erano solo persone che magari erano interessate a moda o dove avessi preso un vestito o un paio di scarpe, ma erano anche persone che mi contattavano per chiedermi ma com'è la vita a Londra, ma com'è che faccio a trovare un lavoro magari in questo campo, dov'è che mi consigli di andare a vivere? E quindi sono diventata secondo me un po' un punto di riferimento per gli italiani che vivevano a Londra o che magari avevano voglia di trasferirsi, e da lì pian piano, secondo me, brand inglesi o americani hanno iniziato a vedere il valore del comunicare magari il loro brand attraverso una persona che non era inglese o americana e che quindi aveva un audience più internazionale. E poi da lì anche i brand italiani hanno iniziato a capire il valore aggiunto, perché molto spesso io vedevo all'inizio che i brand italiani erano tipo, ah sì, ma lei è italiana, ma è a Londra.
E io ero tipo, e allora? Cioè, cosa vuol dire? Cioè, ci sono un Anzi, sacco di italiani a Londra e certo. comunque hai anche l'opportunità, tramite magari dei profili come i miei, che hanno magari un audience più internazionale, di raggiungere un cliente che magari non avrebbe visto il tuo prodotto e che magari non è il tuo mercato primario, ma magari è un mercato Certo. in cui vuoi andare a crescere. E quindi adesso pian piano anche un bel po' di brand italiani sono diventati più interessati a comunicare a un audience più internazionale. Quindi onestamente credo che questo sia Un po' il la motivo e anche la mia, appunto, come dicevo prima, un po' la perseveranza. Cioè, in 7 anni non ho mai mollato. Ho visto molta gente venire, andare, poi dopo ci si annoia, poi passa la pazienza e poi non si sa cosa fare. E invece il consiglio che dico sempre a tutti, che sia se uno vuole aprire un profilo sui social media o anche nel lavoro, se tu continui a perseverare, non molli mai, prima o poi, almeno spero, delle cose positive succedono. Ti sei migliorata, immagino, in questi anni, cioè c'è stata un'evoluzione proprio. Ah sì, beh sì, come dicevi tu, partiti dal cortile come Steve Jobs. Sì, beh, è diventato Instagram, anche se la gente ride, è diventato un secondo lavoro, quindi oramai ho a che fare con agenzie di PR tutta la settimana, con cui mi sento, brand, mi girano magari il lookbook, io devo fare le selezioni magari dei prodotti che voglio indossare, poi faccio lo styling, ho il mio harem di fotografi a cui devo tutto. Ci ho messo appunto 7 anni a trovarli, finalmente li ho collezionati e sono fantastici, cioè tutta la bravura la devo a loro. E poi in base al brand che magari devo scattare o al mood board che voglio ricreare, scelgo un fotografo che so che è bravo a fare quella determinata Quello, cosa. certo. Come E facciamo noi poi, per i servizi di moda. Certo. esatto, quindi è come gestire una rivista personale, poi cerchi la location, poi scrivi al posto, scusa, posso fare una foto nel tuo bar, posso fare una foto nel tuo hotel, posso fare una foto di là. E sì, e quindi cioè, a 360 gradi fai tutto questo, che è anche divertente perché io, i miei fotografi, oramai sono diventati miei amici. Mi porto magari dietro qualche amica che anche lei ha il sogno nel cassetto di lavorare nella moda, quindi magari mi aiuta a fare lo styling, magari mi sistema, magari fa quello e quell'altro, e così passiamo le nostre domeniche. Poi in più a quello c'è anche tutta la parte di, cioè non solo dietro la telecamera, quindi bisogna anche presenziare, bisogna andare agli eventi e Certo. per carità io mi diverte anche perché conosci sempre un sacco di gente interessante, conosco magari altre ragazze che fanno un lavoro simile al mio, quindi ci si anche confronta e ci si anche dà consiglio, magari si organizza anche di fare delle cose insieme. E poi ci sono i press days. C'è la Fashion Week che io mi devo prendere come giorni di vacanza per andare a fare. E quindi sì, quindi è un lavoro a 360 gradi. E infatti è la dimostrazione, di nuovo, come dicevo, della perseveranza, che all'inizio sembra facile e molta gente prova e poi Poi si annoia desisti, e certo. non ha tempo, non ha quella magari grinta o voglia di andare avanti. Certo. Ma adesso che progetti hai in corso? Che cosa stai facendo? Allora, adesso, anzi sono molto felice di annunciare questo progetto. Inizierò da domani, farò delle live streaming sessions che sono simili a queste, però questa volta sarò io dalla parte della Sarai tu sicurezza. nel quadratino sopra. Sarò io sul piano di sopra a intervistare e ho deciso di iniziare una miniserie che si chiamerà Georgina in Conversation with. Intervisterò piccoli medi brand di moda, per adesso moda, che magari sono stati impattati per via del coronavirus e quindi vorrei usare questo tempo per far conoscere sia cioè al mio audience comunque dei prodotti che a me piacciono tantissimo, che sono di super alta qualità, che non sono fast fashion. E che hanno una storia interessante. Molte, tra l'altro, delle persone che verranno intervistate sono donne, quindi sono molto per il woman empowerment. E quindi sì, il primo episodio sarà domani alle 7 di sera.
Quindi Non è stato ricordo il nostro palinsesto, speriamo di non essere. spero. Senti, ma hai citato Londra, ti scappano spesso termini inglesi, ma Londra, che rapporto hai con quella città e che cosa pensi di questo diverso atteggiamento verso appunto il lockdown? So che sei in Italia, che tu sei in Italia però in questo periodo. Allora, io, vabbè, Londra è una città che la ami o la odi. E infatti mi fa molto ridere perché chi la odia la rappresenta un po' come la quote di Snatch, dove dice che si mangia malissimo, tempo orrendo, Mary Poppins, quello è tutto. Mentre nel mio caso, io da quando sono piccola andavo spesso a fare summer camps fuori Londra, quindi passavamo, facciamo le gite per Londra, mi sono sempre innamorata, quindi il mio sogno era quello di andare a vivere là e non me ne sono mai andata perché è una città molto dinamica, è piena di opportunità, gente super interessante con storie. Veramente ogni volta che conosco qualcuno di nuovo sono tipo, ma questa gente da dove arriva? C'ha delle storie fantastiche e è anche un po' per quello che ho lanciato il progetto di cui parlavo prima, perché ho conosciuto talmente tanta gente interessante che sono tipo, voglio raccontare anche le loro storie. Ecco, poi Un po' scusami se ti interrompo, guarda i commenti perché c'è qualcuno che già si vuole candidare, eh? Per cui se poi li vorrai contattare. No, certo, tutti i fotografi vengono assolutamente pagati, Ecco, esatto, perché c'è perché no, Gerolamo assolutamente. Marchetti che chiede se. Tutti i fotografi vengono assolutamente pagati, ovviamente non delle cifre disumane, ragazzi. Molto spesso infatti sono miei investimenti, perché nel senso molto spesso anch'io non vengo pagata per scattare quello che voglio scattare, quindi però comunque i miei fotografi vengono sempre pagati perché penso che se ci sia, cioè per quanto è triste magari dirlo, ma se c'è una transazione, comunque se è un lavoro è giusto che venga Assolutamente, retribuito questa è una perché cosa c'è anche importante. più professionalità. Certo. E tornando a Londra e il lockdown, invece devo dire che io, cioè, essendo italiana, ho iniziato a seguire le notizie, cioè quando è esploso un po' tutta la situazione, anche se ero a Londra, comunque ero un po' preoccupata. Comunque ne parlavo spesso con i miei amici italiani e ci chiedevamo, boh, ma che succede, che non succede, però quando vedevo che parlava la gente, soprattutto inglese, sulla situazione, cioè loro erano molto preoccupati per l'Italia, ma lo vedevano un po' come un problema molto distante, cioè come se si stesse parlando ancora della Cina, tipo, ah vabbè, ma tanto il problema è Sì. lontanissimo, non arriverà qua, non alla stessa misura. Poi c'è stato il discorso di Boris Johnson sull'immunità di gregge, che ha creato un momento Scatenato, di esatto. panico, e quindi niente, cioè all'inizio ero molto sorpresa, poi molto spaventata. Molte persone, letteralmente il giorno stesso, fatto il discorso, fatto le valigie, il mattino dopo sono partiti. Però poi devo dire che la situazione è cambiata, appena hanno iniziato a capire la gravità di quello che stava succedendo e che non era Beh, anche un perché Boris caso. Johnson è stato ricoverato, quello Sì, no, probabilmente è esatto. stato un Quindi elemento. sì, diciamo che già da prima avevano iniziato a essere un po' più severi, poi Boris Johnson si è stato male, il lockdown è diventato più simile a quello dell'Italia. È meno restrittivo, sento i miei amici che mi dicono sì, certo che le strade sono vuote, che si vede meno gente, però ovviamente c'è meno protezione, non c'è gente che gira con le mascherine o i guanti ovunque. Però l'unica cosa che devo dire a favore loro è che tra tutti i politici in generale che abbiamo sentito parlare e anche nel Regno Unito tutta la confusione che c'è un po' stata all'inizio, la regina, come al solito, è stata una Una persona grande. carismatica che ha mandato un bellissimo messaggio di solidarietà e di speranza al proprio paese. E infatti, ieri Col suo vestito verde no, speranza, sempre appunto. impeccabile. Cioè, da un lato ridevamo, ma perché faceva anche un po' impressione al telefono ieri con una mia amica, perché sembrava di guardare un episodio di The Crown. Sì, Cioè, sì, noi sì, sì. guardavamo cioè quando guardavamo la regina parlare sulla BBC, diciamo, cioè veramente questo sembra un episodio e magari nel The Crown
Number 10, magari ci sarà una scena, cioè ricreeranno la scena della regina live sulla Certo, Bastille, certo. con Sola e dà speranza al proprio paese. Noi siamo grandi fan a Vanity Fair della regina e della Royal Family. Cerchiamo tutti i giorni di coprire qualsiasi cosa. Siamo No, anch'io. veramente. Soprattutto dello stile della regina, che è sempre impeccabile. Sì, siamo assoluti fan. Senti, ma se tu dovessi chiudere gli occhi e dire un tuo sogno, un sogno che hai, professionale, personale, non. Beh, allora, non è un sogno molto nitido, è più una visione che vorrei del futuro, ed è perché io penso di essere parte di una generazione di persone, che ha dei valori cioè non necessariamente diversi, però magari più forti rispetto a quelle delle generazioni passate. Consideriamo molto di più, non so, i prodotti magari che utilizziamo, l'impatto sull'ambiente. Vogliamo comprare magari prodotti che siano più sostenibili, anche oramai nella moda, la moda anche adesso sta cambiando, vogliamo più prodotti che sappiamo da dove arrivano, come sono stati fatti, vogliamo più trasparenza, crediamo anche più nel woman empowerment. Quindi il mio sogno è quello di potenzialmente usare sia il mio lavoro che i social media, come piattaforme per avere un impatto. E spero, che dopo questa crisi, quando finirà, perché finirà, che il mondo della moda e del lusso inizino a cambiare, che ci Hai sia più visto Giorgio responsabilità. Armani, la lettera di Giorgio Armani di oggi che appunto dice che bisognerà cambiare, che lui si sente. Esatto, no, ma Sicuramente la stiamo moda è vedendo cambiata. molto più frequentemente, stiamo vedendo comunque un sacco di brand che si stavano già iniziando a spostare prima di questo, ma penso che questa situazione sia stata proprio uno schiaffo che ha detto dobbiamo cambiare, dobbiamo essere più responsabili, dobbiamo essere più sostenibili in tutto quello che facciamo. E quindi il mio sogno è quello di poter partecipare a questa trasformazione, a questo cambiamento e di poter aiutare come posso sia i brand a cambiare proprio magari cioè le operazioni, quindi come funzionano e anche il modo in cui comunicano. Quindi spostarsi più io faccio questo prodotto e costa X, no, a raccontare una storia che è interessante, una storia che magari dà di più rispetto a raccontare solo quello che fai, ma anche cosa dà indietro. E quindi questo è più una visione, come dicevo, di quello che Ci mi sento di auguriamo. fare. E quindi sì, speriamo. Ci auguriamo assolutamente che sia così e che non vada tutto nel dimenticatoio. Abbiamo visto prove di solidarietà, prove di veramente cambio di stato mentale. Speriamo che perduri e che. Io sono speranzosa, credo che la gente sarà sia spaventata e motivata allo stesso tempo, perché nessuno, secondo me, si vorrà ritrovare in questa situazione. Quindi le persone che secondo me sono smart, che saranno all'avanguardia, capiranno che dovranno cambiare, ma come lo stavano già facendo. Cioè, secondo me quello che sta succedendo adesso ha accelerato quello che stava già succedendo, perché comunque il fatto che molte aziende stavano anche cambiando, cioè ad esempio anche Chanel a febbraio ha lanciato questo nuovo, ha rilasciato questa report in cui parlava raccontava il modo in cui loro avrebbero cambiato proprio tutte le operazioni del loro business, creare anche proprio profumi che utilizzano meno materiale, che sono meno inquinanti, usano materiali riciclati, hanno dei modi comunque magari di coltivare le piante che sono più sostenibili, il modo in cui anche educano i loro, non riesco a dire employees, I loro dipendenti. i loro dipendenti. Quindi nel senso era già un cambiamento che stava succedendo e infatti Chanel insieme ad altre aziende sono quelle che hanno già capito l'importanza di dover cambiare e secondo me questa situazione avrà solo accelerato la situazione e spero anzi che
E quello che vorrei appunto fare anch'io è aiutare anche i brand più piccoli, perché molto spesso sì, i cambiamenti devono un po' succedere dalle persone che magari hanno il potere, l'influenza, le risorse, i soldi per poterlo fare, però allo stesso tempo bisogna anche ricordarsi che ci sono magari anche dei brand più piccoli e sta a noi o ai brand più grandi che hanno queste risorse ad educarli e a insegnargli come si fa a cambiare e come si fa a comunicarlo. Assolutamente, infatti Genesio Pistidda, spero di averlo detto bene, dice deve cambiare il ciclo di produzione, la realizzazione di alcuni tessuti come i jeans. Assolutamente importante che tutta la filiera, noi abbiamo fatto adesso un numero di Vanity Fair che è in edicola, che è dedicato appunto al Il Made in Italy, a chi fa prodotti dalla beauty alla moda al design. Ed è veramente importante che tutta la filiera regga e che tutta la filiera abbia rispetto dei concetti appunto che esprimevi tu, dall'ambiente al rispetto per i dipendenti. Per cui speriamo, insomma, che questo. No, ma infatti quello che fate già voi secondo me è fantastico e c'è bisogno di avere comunque più persone o comunque riviste che parlano e soprattutto educano anche il consumatore, perché sai, secondo me oramai anche la tematica della sostenibilità è diventata un po' una parola trending, ma nessuno sa più cosa vuol dire. E comunque c'è un'educazione da fare che è pazzesca perché è difficilissima, come ad esempio, cioè io ho scoperto un anno fa che tutti continuavano a dire organic cotton è così meglio del cotone normale e invece inquina molto di più. E quindi c'è bisogno di fare anche non solo dalla parte dei brand su come si fanno a usare materiali che inquinano di meno, che usano meno acqua, che magari usano meno tessuti, o sono riciclati, ma anche dalla parte del consumatore, perché così uno Certo. capisce cosa sta andando a comprare. E capisce veramente quanto è trasparente e secondo me, anzi, ci dovrebbe essere stanno già iniziando a farlo, tipo dei bollini sui prodotti dove tu sai che, non so, appunto, rispettano magari i lavoratori, che usano i Certo. ingredienti, così almeno tu vai e compri e sai già, dici, ah, ok, loro fanno tutte queste, io preferisco comprare questo prodotto all'altro, perché la realtà dei fatti è che, almeno la mia generazione, e secondo me quelle più giovani saranno ancora peggio, saranno super scettici e prenderanno delle decisioni sul comprare una cosa o meno basata su questo. Quindi se. Speriamo, speriamo assolutamente. Già IKEA, per esempio, lo fa per alcune sue linee, ha delle etichette in cui ti racconta, hanno dei progetti di sostenibilità, ma non solo, di aiuto a popolazioni disagiate. Ed effettivamente raccontare quello che c'è dietro, l'impegno, può essere importante, può far fare delle scelte piuttosto che di acquisto o non di acquisto, insomma, speriamo che di diventare tutti più coscienziosi e coscienti. No, esatto. E Assolutamente. poi spero di giocare anch'io la mia parte, appunto, magari. Da domani poi ti seguiremo tutti su Instagram, di ancora di più. Per fortuna non c'era Baru perché mi prende sempre in giro che dice che quando ogni volta che faccio i live sono su Instagram mi indosso sempre le stesse cose. E lui ha detto, vedi, sono più sostenibile, ho le mie 3 camicie, non mi rompere quello che mi sta insegnando la quarantena. Non c'è bisogno di avere 3.000 outfit, bisogna solo imparare a combinarli in maniera più intelligente. Certo, se lo dici tu vale ancora di più. Grazie Giorgina, Grazie. grazie infinite di essere stata con noi e speriamo appunto di seguirti da domani in diretta e grazie, buon lavoro e buon tutto. Grazie mille Giorgina. Grazie, Grazie a te. A presto, ciao, grazie mille. ciao, ciao.